Benvenuti al trek delle Tre Valli. Il nome deriva dal fatto che attraverseremo tre magnifiche vallate. Partiamo dalla Stubaital in Austria per poi scendere nella Schnitztal, una valle alpina del Tirolo di origine glaciale. Questa valle, lunga circa 20 km, si estende da ovest ad est con un fondovalle pianeggiante situato a circa 1200 metri di altitudine. I suoi fianchi sono particolarmente ripidi, rendendola un luogo affascinante ed unico. Il nostro gruppo, composto da 14 persone, fa parte del CAI di Crema ed è guidato da Roby e Catu. Alcuni di noi hanno deciso di partire il giorno prima, pernottando a Vipiteno per evitare la sveglia delle 3 del mattino. Con le auto siamo arrivati a Colle Isarco, dove abbiamo lasciato una delle vetture per il recupero degli autisti al termine del trekking. Poi, con le altre 3 auto, ci siamo diretti tutti quanti a Nether, in Austria, punto di partenza della nostra avventura. Una volta riuniti abbiamo discusso se prendere la funivia a Neustift-Subaital e partendo dal rifugio Elferhütte raggiungere Innsbrucker Hütte o affrontare il sentiero alternativo 123 di circa 11 km con un dislivello di 1400 metri che ci conduce fino al rifugio Innsbrucker Hütte, passando per Karlm. Alla fine abbiamo optato per camminare, nonostante i miei piedi non fossero del tutto d'accordo. Esisteva anche l'opzione Penis Shuttle, che avrebbe potuto portarci fino al punto di ristoro Karlm, che ci avrebbe permesso di risparmiare circa 600 metri di salita, ma abbiamo deciso di sfidare noi stessi e usare le nostre gambe. Durante il percorso abbiamo incontrato una struttura bizzarra, due uomini di pietra che sostengono un masso diviso in due. Il torrente Pinnesbach ci accompagna per buona parte del sentiero fino al locale di ristoro Karlm, dove ci siamo imbattuti in un gruppo folcloristico che suonava e ballava canzoni tipiche austriache. Arrivati al rifugio Innsbrucker Hütte abbiamo goduto di una vista mozzafiato sul gruppo del Tribulaun. Ho reso conto del primo giorno. Buonanotte. Il mattino del secondo giorno si prospetta ancora bel tempo. Oggi ci aspettano circa 1300 metri di dislivello in discesa e altrettanti in salita, con direzione Tribulaun House e successivamente al rifugio Cesare Calciati. Dopo una discesa di circa 1000 metri nella valle di Schnitz, i miei piedi erano troppo doloranti per affrontare altri 1400 metri di dislivello. Così io, Giorgio, Valeria e Celia, con soli 5 euro a testa, abbiamo approfittato del passaggio che permette lo shuttle fino al rifugio Tribulaun Hütte, affrontando assieme al gruppo solo l'ultima parte della salita verso il rifugio Cesare Calciati, circa 600 metri di dislivello. Ricompattato il gruppo, abbiamo quindi ripreso a camminare insieme, immersi in questo paesaggio lunare, dove il silenzio era interrotto solamente dai suoni della natura. Quanto siamo piccoli di fronte a Sua Maestà la montagna, che domina il cielo con la sua imponente grandezza e ci ricorda la nostra fragile esistenza. Abbiamo proseguito fino a raggiungere la forcella di Fleres. Oh, 2599 metri. Abbiamo disceso il versante italiano fino al rifugio Cesare Calciati, dove ci siamo riposati per prepararci all'ultima giornata.
La montagna che si vede dal rifugio è maestosa e è presente anche un laghetto e delle caprette che i rifugisti usano anche come previsioni del tempo. Le caprette al mattino, se restano al lago, significa che ci sarà bel tempo. Al mattino del terzo ed ultimo giorno, le caprette Bernacca hanno iniziato la loro discesa verso valle. Sapete che significa? Il meteo non prometteva bene, come del resto anche i miei piedi. Parte del gruppo, guidato da Roby e Katua, ha deciso di incamminarsi per il giro previsto e valutare se fosse fattibile arrivare fino al rifugio Cremona, mentre noi rimaniamo qua. La restante parte del gruppo ha optato per una discesa verso Stein, Sant'Antonio. No, ha detto che se piove di più vanno più giù verso il sasso. Allora, io ho detto, io non vado. Perché sei lì con il percorso ci ha regalato la vista di una magnifica cascata da attraversare sospesi su due cavi. È un'immersione nella natura boschiva prima di raggiungere Stein, prendere il bus per Colisarco, stanchi, ma colmi di ricordi indimenticabili di questi meravigliosi giorni trascorsi nella natura incontaminata. Un sentito grazie a Roby e Katu per averci guidato in questa straordinaria avventura. Trovate informazioni utili nella descrizione, lasciate un commento se volete maggiori informazioni sul percorso e seguimi per altri consigli di trekking.